Sabato 13 marzo. Marco 6:6-13. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi, come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Gesù manda i dodici in missione. Praticamente, oltre al vestito, non devono portare nulla, solo un bastone. Il bastone nella Bibbia ce l'hanno tutti. Da Giacobbe in poi è un continuo parlare di bastoni che appartengono a questo o a quello, quindi il bastone va bene, portatelo, ma nient'altro. Quindi andiamo sprovvisti di tutto? Vanno sprovvisti, ma solo del superfluo, perché il necessario gliel'ha dato già Gesù. Cosa ha dato Gesù? Il potere di scacciare e di sottomettere gli spiriti maligni. È tutto quello che serve. E quindi qual è la postura del discepolo relativamente alla missione? E il discepolo si pone come colui che riceve tutto da Gesù. Non deve procurare lui cose che dovrebbero servire per il regno di Dio. Non deve fare lui scelte che siano al di fuori di questa provvidenza che abbiamo già incontrato nel nostro percorso e che oggi bussa ancora alla nostra porta. Allora, Signore, dov'è che trovo il mio essenziale? Da dove arriva? L'essenziale è invisibile agli occhi, forse proprio perché viene da te. Buon cammino a tutti e buona missione.